Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Madame Crochet. Allora, oggi creeremo questo coprispalle molto d'effetto, come vedete, e molto semplice perché partiremo da una banalissima stola che trasformeremo in coprispalle grazie alla posizione di questi due bottoni in legno, vedete? Che tra l'altro stanno, secondo me, molto bene con questi colori così caldi autunnali. E la stola è resa particolare da questo bellissimo punto che mette in risalto la sfumatura del filato. Quindi, per rendere questo coprispalle speciale, ci vogliono un punto particolare come questo e un filato possibilmente sfumato con delle belle sfumature. Questa stola poi noi la possiamo indossare come abbiamo visto prima, tipo a coprispalle mantellina oppure anche così a scaldacollo, vedete? È una semplice stola con due bottoni che noi possiamo mettere un po' come vogliamo a seconda della nostra fantasia e delle nostre esigenze. Io vi ho fatto un tutorial su questo punto, il punto a onde traforato, ve lo metto nella i col pallino se volete andare a vederlo, ma comunque nel tutorial di oggi lo spiegherò brevemente. Bene, vediamo cosa ci serve e come si fa per realizzare il coprispalle frutti di bosco. Realizzerò questo progetto con questo filato dalle sfumature meravigliose che mi piacciono tantissimo, guardate che belle, infatti non vedo l'ora di usarlo. Se volete vedere il video acquisti di questo filato, vi metto il link nella i col pallino. E poi per lavorare utilizzerò un uncinetto 3,5. Come prima cosa dobbiamo avviare un certo numero di catenelle. Per fare questo punto abbiamo bisogno di un multiplo di 20. Quindi io ho avviato 100 catenelle perché mi sembra la misura giusta. Dipende però ovviamente dal vostro filato, dal filato che utilizzate, se è più grosso o più sottile del mio. Bene, fatte le catenelle, facciamo una catenella in più, quindi 81, e facciamo tutto un giro di maglia bassa. Quindi nella prima catenella sottostante faccio una maglia bassa e faccio una maglia bassa in tutte le altre catenelle. Ok, allora adesso che abbiamo impostato la lunghezza delle catenelle e il primo giro di maglie basse, che è un giro che serve, non serve tanto al punto quanto a noi per lavorare senza difficoltà, perché quando abbiamo dei punti fantasia come questo, a volte, lavorando direttamente sulle catenelle del primo giro, ci si può sbagliare, quindi si può prendere male la catenella, si può saltare una catenella e quindi poi questi errori si vedono nei giri successivi, vanno a rovinare il lavoro. Invece, con un giro di maglie basse, prendere la maglia giusta è più semplice, almeno questa è la mia opinione. Allora, adesso per il punto a onde traforate, vi rimando al tutorial specifico. Ve lo metto nella i col pallino sulla destra dello schermo, cliccate lì e andrete direttamente al video dedicato a questo punto in cui è spiegato chiaramente dall'inizio alla fine. Non vi resta che applicare questo punto alla lunghezza delle vostre catenelle e andare avanti così fino a raggiungere la stola delle dimensioni che voi volete. Ecco, allora, questo è il risultato dopo 18 giri. Vedete come il lavoro,
grazie a questo filato sfumato in gradazione venga molto bello e molto d'effetto. Questa è la lavorazione, vedete, proprio con questo zigzag adatta a questo filato che la valorizza tantissimo. Io vi consiglio, se volete fare questo punto, di utilizzare filati come questo, che tra l'altro sono molto di moda e ne trovate di tanti tipi sul mercato adesso. A me piacciono tantissimo. Ad un certo punto, diciamo dal quindicesimo-sedicesimo giro, io ho cambiato uncinetto, ho preso un uncinetto di mezza misura in più. E vediamo se con il proseguo del lavoro ne aumenterò ancora di mezzo punto la misura, perché questa lavorazione tende a contrarre il lavoro. E quindi io avevo bisogno di ammorbidire un po' tutto quanto, e per fare questo voi sapete che si può cambiare uncinetto, quindi aumentare lo spessore dell'uncinetto. Se anche voi vedete che il lavoro tende a contrarsi o ad essere troppo rigido, cambiate uncinetto e lavorate morbido, quindi con una mano leggera, non troppo tirata. Ed ecco qui la mia stola terminata. Io ho utilizzato tre gomitoli da 50 grammi, quindi 150 grammi in tutto, e la stola misura esattamente 1 metro, quindi mi avvolge tutte le spalle. Inizialmente la mia idea era un'altra: volevo creare una mantella più avvolgente, più importante, diciamo, però purtroppo avevo solo tre gomitoli di questo splendido filato e quindi ho dovuto ingegnarmi per creare comunque un coprispalle, il coprispalle di cui io avevo bisogno. Allora, che cosa ho fatto? Sfruttando queste onde al termine dei due lati della stola, che comunque voglio che si vedano quando il coprispalle è indossato, ho applicato due bottoni, questi sono due bottoni in legno, e ho pensato di chiudere il coprispalle in questo modo, semplicemente così, come una mantellina, sfruttando i trafori che utilizzerò come delle asoline per far passare i bottoni. E con questa soluzione copre perfettamente le spalle e assolve la funzione iniziale di coprispalle che io volevo ottenere. Allora, fate la prova se volete fare come me, che i bottoni che scegliete passino attraverso i due trafori, i miei passano, e quindi posizionateli esattamente qui. Fate una prova, naturalmente, dovete prima indossare la mantella e vedere se le misure coincidono. Io li ho applicati qui, vedete, a metà, nella esatta metà di questo lato. Cuciti semplicemente con un filo dello stesso filato e poi la mantella andrà indossata così, facendo passare il bottone, vedete, attraverso i trafori che fanno parte del punto traforato. Ecco qui. Con questo video abbiamo dimostrato che l'idea iniziale si può variare, e anche se abbiamo poco filato a disposizione, possiamo comunque creare qualcosa di altrettanto valido. Spero che il progetto sia stato di vostro gradimento. Se è così, mettetemi un mi piace.
Condividete il video sui gruppi creativi e con le vostre amiche su Facebook. Se non vi è piaciuto il video, pazienza, ho fatto del mio meglio, come dico sempre. E vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!